un Verona un po' insolito che saluta il Bentegodi, un Bentegodi che ha applaudito fino alla fine, però con 4 gol ovviamente sul groppone. Si aspettava un po' la decima e invece è arrivata una seconda sconfitta che ci ha colto forse un po' impreparati. Dove è stata un po' la chiave tattica del match? Merito davvero del Novara che ha saputo trovare qualche punto debole o un Verona leggermente magari giù di tono? Beh, io faccio i complimenti al Novara, ha fatto la sua partita, ha trovato la partita che voleva e abbiamo fatto fino al gol, fino al loro gol, un buon approccio, un approccio molto buono, poi un po' di confusione in una gara così in cui sembrava tutto giusto, tutto per il Novara, da parte nostra tutto sbagliato, però come giusto sottolineato una parte bella a fine gara, l'approccio, il saluto da parte del pubblico, questa dimostrazione dell'atteggiamento della squadra al di là della sconfitta c'è stato. Ora dobbiamo accantonarla e guardare avanti. Ecco, effettivamente il Verona aveva tenuto in mano la partita fino ai primi 17 minuti quando c'è stato il gol, gol fra l'altro in fuorigioco. Lei di solito non parla ovviamente di episodi arbitrali, oggi hanno un po' inciso nel corso dell'andamento del match. Non parlo degli episodi, hanno visto in questo modo, noi dovevamo essere più bravi poi dopo il gol a giocare con più serenità e a voler fare comunque la gara senza farsi condizionare, in questo siamo venuti meno e poi la gara è diventata sempre più difficile. Non ho mai parlato degli episodi e non ne voglio parlare neanche oggi. Ecco, tanti moduli ancora una volta, davvero tanti aggiustamenti di ruoli fra i centrocampisti soprattutto, abbiamo visto alla fine anche un 4-2-4, è sembrato però un Verona che ha sofferto un po' la parte delle ripartenze, specie sugli esterni del Novara. La preoccupa un po' questo, è vera questa analisi o c'è anche dell'altro magari? Quando devi recuperare vuoi fare la gara e con loro che erano tutti chiusi sono stati bravi con giocatori di gamba a fare delle ripartenze, per cui non era semplice e in questo caso abbiamo commesso qualche errore di troppo, però prestazione, ecco, che ci darà delle grandi indicazioni per il futuro. Futuro prossimo fra l'altro, perché si riparte già venerdì, si riparte con una gara impegnativa come Cittadella, con quali motivazioni e quali stimoli ulteriori, forse è meglio anche giocarla subito? Subito, adesso noi già domani ci rivediamo, riprendiamo il nostro cammino, pensiamo a lavorare, ripeto, è una grande opportunità, prendiamo delle buone indicazioni da questa gara e già proiettarsi a Cittadella. Chiedevano da studio sulle sostituzioni, scelte più che altro tecniche o c'era anche qualche problemino fisico? Forse Caracciolo aveva qualche accenno di problemino muscolare? Sì, precauzionale, non abbiamo voluto rischiare, potevamo farlo anche qualche minuto prima, però insomma non mi sembra, almeno insomma, poi vedremo gli esiti, ma niente di particolarmente grave.